Chiaramente il referendum inglese ha ricadute sia a livello economico sia a livello politico, sia a livello europeo e anche a livello nazionale. Da un punto di vista economico i costi maggiori saranno assorbiti sicuramente dall'Inghilterra, cioè dal Regno Unito, nell'immediato e in prospettiva. Nell'immediato perché probabilmente ci sarà una grande incertezza, anzi c'è una grande incertezza su quello che succede e questo è dannoso per gli investimenti, quindi ci saranno meno investimenti e quindi la possibilità di una recessione. E naturalmente lo stesso è vero per noi, anche se in misura minore, quindi c'è il rischio di un impatto di tipo deflattivo. Nel più lungo periodo poi probabilmente imprese e anche capitali usciranno dal Regno Unito e questo naturalmente è un problema per quanto riguarda loro. Può essere anche però un'opportunità per quanto riguarda noi, quindi ci sono le due facce delle medaglie. Non c'è dubbio che l'Unione Europea nel suo complesso perde un paese importante sia sul piano economico che sul piano politico. D'altra parte era sempre stato un paese che in qualche modo aveva frenato i passaggi verso una maggiore integrazione e il fatto stesso che tutta una serie di attività economiche si concentravano nel Regno Unito perché così potevano poi accedere al mercato comune non saranno più possibili, apre delle potenzialità e dei vantaggi anche per quanto riguarda noi intendo l'Unione Europea residua o più che esattamente l'Unione Monetaria, in particolare il nostro paese. Naturalmente sono opportunità che vanno anche colte e il rischio del referendum inglese è che possa dare un segnale, un cattivo omen anche per il referendum italiano, nel senso per quello che succederà a ottobre. E chiaramente ci sono pezzi importanti della società che non si sentono rappresentati dall'establishment praticamente in tutti i paesi e che quindi reagiscono anche in modo rabbioso e forse neanche comprendendo fino in fondo le implicazioni di quello che fanno, ma a questa gente va data una risposta. Quindi le opportunità si possono cogliere, devono essere colte. Tra le cose che bisogna fare nell'immediato è dare un segnale che l'Europa esiste, in particolare l'Europa monetaria, e che fa delle cose. Quindi quei processi che negli ultimi due anni si sono un po' rallentati, penso per esempio alla finalizzazione dell'unione bancaria, ma penso per esempio al Migration Compact, cioè la capacità in qualche modo di controllare le frontiere e gli afflussi di migrati, penso anche a una politica di investimento un po' sensata. Queste sono cose che non si possono più rimandare al futuro, ma vanno messe subito sul tappeto. Allora, in quelle condizioni lì può darsi che Brexit alla fine si riveli più un vantaggio o uno svantaggio.